Noi abbiamo girato, sì, noi siamo andati al Quirinale, abbiamo parlato con il Quirinale, siamo stati ospitati, abbiamo visto all'interno il palazzo del Quirinale, sono stati, devo dire, molto molto gentili e aver girato all'esterno con grande semplicità e facilità. Alla Camera abbiamo girato all'interno della Camera per 2 giorni e anche lì c'è stata la massima collaborazione. La prima domanda c'è sulla quantità di cose che fa il vice Bisio, insomma io ne dico poche perché sono molto così timido, insomma, Claudio forse è un po' il contrario, però ecco la generosità di Claudio, il suo essere così travolgente, no? E appassionato, generoso quotidianamente è una ricchezza, un valore aggiunto, importante. Poi certo è bene avere molte cose, magari poter sottrarre, che avere poche cose che non poter aggiungere, insomma. Quindi insomma, è sicuramente un valore aggiunto. Un valore aggiunto di Claudio credo che sia anche il lavoro sul corpo. Insomma io ho cominciato a fare questo mestiere con un regista che diceva sempre di fare un po' attenzione, di guardarsi sempre con un po' di diffidenza gli attori che cercano sempre il primo piano, no? E sono grandi attori quelli che lavorano invece anche col corpo, che stanno a lavorare col corpo. Quella caratteristica lì è dei grandi attori. Io credo che Claudio sia sulla strada, insomma, di quegli attori che magari tra un po' verranno ricordati come i migliori attori della commedia italiana. Voglio aggiungere una cosa sul discorso luoghi. Chiaramente uno dei problemi fondamentali del film era l'ambientazione, cioè rendere credibile, cioè già il film parte da un presupposto tecnicamente possibile, come dicevo prima, cioè un cinquantenne qualunque, però è un presupposto fortemente, una favola alla fine, proprio perché è una cosa che nella realtà non può accadere, quindi bisogna già porsi il problema di far credere allo spettatore che una cosa del genere potesse avvenire, cioè sospendere l'incredulità su questo e rafforzare questa sospensione col fatto che si credesse anche il fatto che eravamo effettivamente nei luoghi del potere, cioè della residenza del Presidente della Repubblica, nel Parlamento. E all'inizio, quando appunto il film cominciava a preparare, non c'erano certezze su questo. E, fortunatamente il Parlamento la Camera dei Deputati ci ha consentito di girare lì, al Quirinale non gira nessuno, proprio questa è una regola assoluta, quando abbiamo fatto il Divo abbiamo provato anche a girare al Quirinale. E rispetto a questa cosa siamo posti il problema di dove ambientare e dove potessero esserci dei luoghi che potessero essere credibilmente per uno spettatore il Quirinale. E inevitabilmente appunto le città che sono state un po' capitali sono Roma ovviamente, dove però ci sono difficoltà a girare, ci sono dei costi enormi, è difficile accedere a certi luoghi, Napoli, che appunto è stata una capitale, cioè Reggio di Caserta, Palazzo Reale in città, e Torino. E dico questo perché poi alla fine abbiamo girato tutti gli interni a Torino del film e questo è il segnale di una cosa, cioè spostare una produzione a Torino significa portare delle persone, del denaro e un indotto economico in una città che ti accoglie. Ed è Napoli non ci accoglieva, Torino sì, la Puglia ci avrebbe accolto, questo significa pianificare un discorso industriale e anche politico di audiovisivo su una determinata regione, cosa che sta facendo in alcune regioni, tra cui questa molto bene e anche in Piemonte da molto tempo, e in altre che pure avrebbero queste enormi condizioni, la cosa non viene fatta. Questo perché è un discorso politico, cioè significa pianificare il futuro e le prospettive del proprio territorio da qui non soltanto alla prossima rielezione, ma da qui a 5, 10, 15, 20 anni.